Nel vuoto legislativo si va avanti a colpi di ricorsi. Questa volta l'ultima parola l'hanno detta i giudici del TAR del Lazio, secondo i quali le trascrizioni di nozze gay celebrate all'estero possono essere annullate solo dal Tribunale Civile e non da altri. In riferimento al decreto del prefetto di Roma che, dopo aver ricevuto la circolare del ministro dell'Interno Alfano, aveva annullato i 16 matrimoni contratti all'estero e trascritti in Campidoglio dal sindaco Ignazio Marino il 18 ottobre scorso. Atti che Marino non aveva voluto cancellare, così come chiesto dal prefetto. Adesso il TAR dice che l'annullamento può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria ordinaria, mentre il Ministero dell'Interno e le prefetture non hanno il potere di intervenire direttamente. Questo nonostante, ricordano i giudici del Tribunale amministrativo, l'attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e dunque questi matrimoni non siano trascrivibili nei registri dello Stato civile. In pratica non si potrebbe fare, ma in mancanza di una legge nazionale i matrimoni resteranno trascritti fino a quando e se qualcuno chiederà al giudice civile di pronunciarsi. Noi abbiamo solo garantito l'attuale quadro normativo in materia di Stato civile, scrive in una nota il Viminale. Era stato proprio il ministro Alfano ad inviare i prefetti di tutta Italia a cancellare le trascrizioni già fatte. Una questione che in mancanza di norme specifiche resta in ogni caso ben lontana da una soluzione. Basti pensare alla disputa in corso a Grosseto, dove il Tribunale e dunque la legge ordinaria, così come stabilito dal TAR, lo scorso febbraio ha stabilito che un matrimonio contratto all'estero dovesse essere trascritto, decisione contro cui ieri ha fatto ricorso la Procura della città toscana.